Eccoci con un nuovo progetto di Gemmi da affrontare insieme. Andrò a dipingere i fiori proposti nel progetto che vi ho indicato su delle maxi tag di cartoncino che utilizzerò poi come dei segnalibro. Sul retro di questi cartoncini potrò scrivere delle frasi o un pensiero qualora volessi regalare questi segnalibro. Non dipingerò direttamente sul cartoncino, bensì sul cartoncino su cui avrò dato una base di light mocha. Ho scelto questo colore perché è abbastanza neutro, ma voi siete liberi di scegliere qualsiasi altro colore. Per evitare di caricare troppa acqua e quindi di far imbarcare ulteriormente il cartoncino, ho utilizzato il rullo di spugna, in modo tale da distribuire uniformemente il colore senza far impregnare troppo il cartoncino di acqua. E poi, alla solita maniera, ho riportato il disegno dei fiori sulle diverse tag. Ma andiamo a realizzare la prima tag. Con un pennello Filbert numero 2, io sto utilizzando quelli della Royal, andiamo a dipingere i petali e utilizziamo come colori io ho utilizzato il Crimson Tide e il Bleach Sand. Il colore originale era Raspberry, ma voi potete scegliere di utilizzare qualsiasi rosa o rosso intenso che vi piaccia. Mi raccomando, non bagnate eccessivamente il pennello, sempre perché la superficie è di cartone. Quindi carichiamo il Crimson Tide e cominciamo a dipingere. Le pennellate devono seguire la forma del petalo. In questo modo, renderemo il petalo più realistico, meno piatto, insomma, gli daremo una forma, una piegatura, una rotondità. Ora ne possiamo dare anche più mani sul nostro fiore fino a che non avremo ottenuto la gradazione di rosso che più ci piace.